tutti, bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi ho ripreso in mano la videocamera, nonostante fossi un po' titubante perché non mi vedevo bene e avevo le mie solite paranoie. In realtà poi ho deciso di buttarmi. E avevo intenzione di fare un video il solito, in cui vi faccio vedere quello che faccio in casa, qualche giornata con me, ma in realtà ho pensato di aver più bisogno invece di connettermi con voi. Ed ecco perché, ecco il motivo per cui sto facendo questo breve video. Sarà appunto un breve video in cui voglio suggerirvi due cose che per me sono state fondamentali in questo mio periodo un po' particolare. Vi dirò sicuramente qualcosa perché nel mio canale voglio essere sincera. Per me questo significa uscire dalla comfort zone, perché comunque inconsciamente so che questo video potrebbe arrivare a tante persone e soprattutto potrebbe arrivare a quelle persone che in qualche modo mi hanno traumatizzato, nel senso, ho paura del giudizio di certe persone. Metterlo qui nero su bianco, in realtà parlandone con voi su YouTube, è per me tanto importante, perché mi sto veramente aprendo, ho il cuore aperto, insomma, nei vostri confronti. Tra l'altro, stamattina mentre ascoltavo un podcast che sto ascoltando nell'ultimo periodo, vi straconsiglio, si chiama Uscirne Vivi o Come Uscirne Vivi. Non ricordo esattamente, mi sembra Uscirne Vive, comunque, di questa ragazza che non conoscevo, e mi è apparsa fra i suggeriti di Spotify e ho iniziato ad ascoltarla. E come ogni suo podcast, ogni sua puntata, dice delle cose di cui io ho bisogno di ascoltare, ho bisogno di sentire proprio in quel determinato momento. È assurdo. Questo mi capita anche con il podcast di Dear Alice, che in realtà lei è conosciuta, è nata su YouTube come Alice Lifestyle, io la seguivo già dagli esordi. Appunto, sono due podcast potentissimi. Uno, comunque, Dear Alice, di una persona più formata, con un'età più avanzata, non è vecchia, però un'età è più grande, ha dei figli, ha una famiglia. L'altra di una ragazza più o meno della mia età, quindi con delle consapevolezze decisamente diverse, eppure tutte e due mi fanno riflettere tantissimo. Questa ragazza del podcast Uscirne Vivi, che ha un nome particolare, quindi non me lo ricordo, se mai ve lo scrivo, diceva appunto, parlava della potenza dei social, e ha detto una cosa assolutamente vera, che è appunto quello che mi ha spinto oggi a parlare con voi, ovvero il fatto che i social media hanno come aspetto positivo quello di connetterci con persone affini a noi. Nonostante magari possiamo esserci sentiti diversi a scuola, in famiglia, nella nostra città, in questi contesti possiamo esserci sentiti un po' in disparte perché semplicemente diversi, avevamo magari delle passioni, degli hobby, dei pensieri diversi rispetto alla massa, rispetto alla maggior parte delle altre persone. Adesso con i social possiamo connetterci con persone lontane ma che sono affini a noi, e forse è proprio questo il motivo per cui io ho aperto un canale YouTube. Probabilmente alle superiori mi sentivo sola, mi sentivo diversa, proprio perché non riuscivo a connettermi al 100%, nonostante comunque ho conosciuto delle persone con cui mi sono molto legata e tutt'oggi, a cui tutt'oggi tengo molto, anche se non ci si frequenta più per un motivo o per un altro, con gli studi, la scuola, le famiglie, eccetera, si sa che va a finire così. Sta di fatto che mi sono sentita sempre un po' diversa. Non che avessi niente di particolare, sono paranoie mie che sto affrontando con la psicologa, ed effettivamente stanno uscendo soltanto paranoie mie, cioè soltanto pensieri miei. E quindi nulla, sentendomi un po' sola, avevo voglia di condividere le mie esperienze, la mia vita con altre persone a cui interessassero, e oggi posso dire che siamo a quasi 4.000 anime che, a cui piacciono i miei video, ecco, che mi seguono, che magari si sono affezionati a me e io ovviamente a loro. Quindi ecco, tutto qua. È strano per me aprirmi così tanto con una telecamera, però ci riesco più con la telecamera piuttosto che con le persone. Comunque, al di là di questi due podcast, io invece volevo leggervi un estratto del libro di Alice Bush, appunto, che è La cura della felicità, uscita da poche settimane
in tutte le librerie e finalmente l'ho acquistato anche io. Non è assolutamente sponsorizzato, anche perché sinceramente non ha bisogno di sponsorizzazioni perché è stato un best seller. E la prima volta che l'ho letto ho detto: sì, vabbè, carino, concetti belli, che comunque di cui comunque Alice parla anche nel suo podcast, ma alcuni anche un po' ripetuti. Poi dopo mi sono un attimo messa a riflettere a tavolino con il mio diario, con il mio bullet, e ho riguardato quelle parti che avevo sottolineato durante la prima lettura. E wow, cioè è cambiato tutto il mio punto di vista. Probabilmente con la prima lettura non avevo captato bene il senso, il significato di molte frasi che comunque avevo sottolineato. La seconda volta che l'ho riletto, veramente wow, è stato mind blowing, come si dice. Mi sono segnata tantissime frasi, alcune le ho messe anche nella mia vision board perché veramente è quello che ho io in testa, cioè quello veramente di cui io ho bisogno in questo momento. E appunto mi sono appuntata delle cosine sul mio bullet che volevo un attimo leggervi. Allora, il libro appunto si chiama La cura della felicità, quindi parla appunto del processo, del procedimento per raggiungere la felicità. In realtà non è un raggiungimento perché la felicità non si raggiunge, non è l'obiettivo finale, ma anzi è il filtro, come lo chiama lei, tramite cui noi dobbiamo vivere la nostra vita, dovremmo vivere la nostra vita. E lei dice: essere felici significa riuscire a stare dove siamo, significa provare un senso di pienezza e non di vuoto, significa riuscire a radicarsi nell'attimo presente, vivendo appieno ciò che la vita ci sta donando. È una sensazione che va oltre il benessere effimero donato dal raggiungimento di un obiettivo, è uno stato di senso e significato. Il vaso è pieno e non abbiamo l'impulso di rincorrere qualcosa senza cui siamo convinti di non esistere. Ecco perché è possibile essere felici e tristi nello stesso momento. Questo è il primo concetto fondamentale del libro che mi ha fatto riflettere davvero tantissimo, perché come vi dicevo, in questo periodo, un po' l'avete notato anche negli ultimi video, mi sentivo molto persa e mi sono sentita molto persa anche durante queste settimane dove ho lasciato anche il lavoro in ufficio. Nell'ultimo video ero estremamente gasata per questa novità, per il fatto che potessi intraprendere una vita come la maggioranza che vive che lavora in ufficio, che fa il solito turno. Ho fatto questa esperienza e non mi è piaciuta assolutamente, non perché mi sono trovata male con l'ufficio, perché assolutamente sono stati molto carini, anzi è stato ancora più difficile per me lasciare quel posto proprio perché sono stati tutti molto gentili, molto accoglienti, ma semplicemente il lavoro non faceva per me, né tanto il lavoro, che per me era veramente noioso, mancava il contatto con le persone, con i clienti che in quel contesto non avevo e gli orari assolutamente impossibili per me, non vivevo più, avevo proprio questa idea di non vivere più le mie giornate ma stare semplicemente soltanto in ufficio. Tutti questi fattori appunto mi hanno fatto decidere di mollare e mi sono sentita veramente male, malissimo, mi sono sentita un fallimento, avevo lasciato di nuovo un altro lavoro, avevo lasciato prima l'hotel, poi avevo lasciato appunto l'ufficio, quindi mi sembrava di non star trovando la mia strada, anzi di commettere errori su errori. In realtà poi parlandone anche con la psicologa non mi sono sentita più di farmene una colpa, perché semplicemente non significa che io sia portata a far tutto, anche se io il lavoro dell'ufficio lo stavo imparando, lo stavo facendo anche bene. Non mi piaceva e per il semplice fatto che non mi piacesse non ero tenuta, non sono obbligata, non mi sta obbligando nessuno se non il mio pensiero del giudizio altrui a fare qualcosa, a fare quelle cose. Infatti, nel momento stesso in cui ho lasciato, come al solito, si sono aperte tantissime altre strade ed era successa la stessa cosa quando lasciai il mio primo lavoro, quello appunto in hotel, nel B&B. E adesso i mattoncini si stanno incastrando piano piano. Ho trovato un nuovo lavoro che non inizierò subito, per cui ho anche un momento di transizione adesso, per il quale vorrei appunto dedicarmi un po' di più su YouTube. E poi per il prossimo anno, stiamo pian piano affrontando il nostro grande progetto. Non ne voglio parlare di questo perché ho ancora molta molta paura che non si realizzerà, però, diciamo che stiamo proseguendo in quello che forse sapete, se avete colto in qualche video. E quindi questa frase per me è stata molto importante perché appunto nell'ultimo periodo non mi sentivo mai di dire sto bene, a una domanda come stai? Sto bene, perché non mi sentivo bene. Avevo dei momenti giù, dei momenti in cui piangevo, dei momenti in cui ero euforica, molti alti e bassi, ma non mi sentivo di dire sto bene, sono felice.
Perché appunto credevo che la felicità fosse un obiettivo, fosse qualcosa che potevo raggiungere soltanto in certe determinate condizioni. Quando realizzerò il mio sogno sarò felice, quando avrò una casa più grande sarò felice. Come dice appunto Alice, la felicità è un filtro, come una videocamera in cui aggiungete appunto il filtro e con cui poi potete inquadrare tutta la realtà, anche quella in cui stiamo vivendo adesso, anche quella in cui io sto vivendo adesso. E quindi non lo so, spero di essermi spiegata bene, o comunque spero che voi abbiate capito qualcosa di quello che ho spiegato. È la prima volta che faccio un video un po' diverso dal solito, ma avevo proprio voglia di condividere questa cosa con voi, assolutamente di condividere questa mia illuminazione, ecco, anche perché mi sta piacendo molto la piega che sta prendendo YouTube, e in generale i social sulla crescita personale, sulla salute mentale. Che non viene più vista appunto come una malattia, come qualcosa di brutto, ma anzi qualcosa che può potenziare veramente la persona e renderla la miglior versione di se stessa. E quindi volevo condividere con voi questo pensiero. E l'altra grande riflessione che ho fatto leggendo questo libro è stata invece l'interpretazione che abbiamo di noi stessi. Io ho sofferto moltissimo questa mia visione, personale di me stessa come una persona appunto insicura, che non credeva nelle proprie capacità, che in realtà non crede tuttora, cioè nel senso non è che io sia realizzata. È un procedimento, è un processo che sto ancora facendo, ma sto migliorando. E appunto Alice parla proprio di questa cosa, parla però anche della soluzione, cioè il fatto che noi abbiamo il potere di cambiare questa cosa. E lei dice così: lo è semplicemente perché la narrazione che ci autoproponiamo determina in gran parte le nostre azioni e di conseguenza la nostra realtà. Ciascuno di noi possiede una fotografia di se stesso, di cui spesso non siamo consapevoli a livello conscio, ma che è impressa nitidamente nell'inconscio. Secondo Maxwell Maltz, autore del libro Psico-cibernetica, questa immagine dell'io è il risultato delle idee che abbiamo sviluppato su noi stessi, e riconoscere la sua esistenza è il primo passo per riprendere il potere nelle nostre mani e individuare nuove strategie di cambiamento. Dato che è un'immagine e non è una realtà assoluta, è possibile farlo a qualsiasi età. Quindi, semplicemente, in parole povere, fin da bambini veniamo condizionati dall'esterno, dall'opinione che magari abbiamo degli altri, ma che soprattutto pensiamo che gli altri pensino di noi stessi. Quindi ci crediamo proprio un'immagine di noi stessi che però è assolutamente soggettiva, così come la realtà è soggettiva, e continua e ci dà la soluzione. Possiamo farlo allenando nuovi modi di percepire noi stessi e ciò che accade intorno a noi, espandendo la nostra realtà e diventando consapevoli del fatto che ciò che pensiamo non è necessariamente vero. E questo è assolutamente vero, perché appunto fino ad oggi, fino a che intraprendessi il percorso della psicologa, avevo delle convinzioni di me stessa molto negative. Vedevo poco il buono in me. In realtà, appunto, si tratta di un'interpretazione assolutamente soggettiva. Sono convinzioni che piano piano negli anni ci inculchiamo noi stessi e che poi è come se si calcarizzassero, non esiste come termine, però diventasse calcare, cioè che brutta immagine, però me la sono immaginato così, cioè è come se ogni goccia d'acqua che ci tocca poi rimane lì intrisa, diventa roccia, diventa dura, e quindi noi dovremmo fare proprio un lavoro scultoreo per togliere tutti questi strati che ci siamo messi sopra e che poi effettivamente non ci rispecchiano. E un po' aiuta anche uscire spesso dalla comfort zone, vedere appunto che siamo in grado di affrontare certe situazioni. Ci sono tanti meccanismi per affrontare, per migliorare questa cosa. Però in generale è il fatto che noi nelle nostre mani abbiamo il potere di cambiare questa cosa, semplicemente anche solo facendo finta di essere qualcos'altro, di avere delle caratteristiche diverse. Quel far finta ci può portare poi ad attuare quei comportamenti e quindi a comportarci nel modo che noi riteniamo più giusto e che appunto rispecchi la versione migliore di noi stessi. Bene, questo era quello che volevo dirvi. Al momento mi sento un po' imbarazzata perché sinceramente non so se si sia capito qualcosa, però lo saprò soltanto in fase di editing. E quindi nulla, spero che insomma questo video vi sia piaciuto, spero che anche questa nuova versione appunto dei video vi sia piaciuta, perché ultimamente sto leggendo tantissimo e molti libri di crescita personale, ma anche mi sono trovata molti libri sulla salute mentale di gente pazza, con riflessioni però importanti. E
E forse proprio perché questo momento mi porta a scegliere questi libri piuttosto che altri, però in generale sto realizzando tante cose nuove e leggere mi sta piacendo davvero tantissimo. Ho più tempo libero, quindi posso farlo e appunto trovando molte riflessioni in questi libri. Ho pensato che fosse carino parlarvene proprio perché mi piace essere utile, cioè mi piace condividere appunto delle cose che penso possono essere utili agli altri perché sono state utili a me e chiaramente non mi prendo i meriti di quello che ha scritto Alice proprio perché ve l'ho letto dal suo libro, anzi vi invito assolutamente a comprarlo e ad ascoltare il suo podcast, però io ho sempre avuto molta difficoltà a parlare e ad esprimere quello che avevo dentro. E leggerlo, trovarlo scritto su delle pagine, altre persone che l'hanno scritto, mi aiuta molto a categorizzare i miei sentimenti, esprimere effettivamente quello che ho dentro, perché è come se un'altra persona mi leggesse nella mente e scrivesse quello che ho in mente. Io non sono in grado, penso di non essere in grado. Ma scrittori lo fanno da tempo, sono esperti e quindi è questo il motivo per cui mi piace moltissimo leggere e ho riscoperto quest'anno la lettura. Quindi vi auguro anche a voi di riscoprire qualche vostra passione, qualcosa che vi faccia star bene, perché alla fine serve. Vi auguro una buona giornata o un buon proseguimento di giornata in base a quando state guardando il video e noi ci vediamo in un altro video con magari contenuti un po' più leggeri. Ciao!